Mister Raffaele, come commentare questa bella prestazione del Catania, valsa la sesta vittoria in trasferta e un Catania che si ripropone autorevolmente sulla scena del campionato? È stata importantissima questa vittoria perché ci consente di superare l'ultimo periodo e, con il rigore sbagliato con il Bari al 92esimo sembrava entrata una sorta di maledizione. Credo che il primo tempo è stato combattuto perché il Bisceglie in questo momento è una squadra che aveva fatto anche i risultati, era in autostima. Poi il secondo tempo, quando siamo stati in vantaggio, poi la squadra finalmente si è sciolta, si è liberata e abbiamo portato in porto una vittoria che è fondamentale. Giovanni Tomasello osserva: Catania troppo timido nel primo tempo, può darsi che ci fosse un blocco psicologico superato dal gol di Silvestri? È normale, io penso che a tutte le squadre capita un periodo no, anche per episodi che poi ti vanno contro in quel periodo. A noi è capitato in questo momento e quindi la squadra, diciamo, per quanto abbiamo cercato di tranquillizzarci dopo che abbiamo perso anche il derby in casa che ci è bruciato tantissimo, avevamo bisogno anche di un episodio. La squadra nel primo tempo ha combattuto tutti i palloni, ha cercato di proporsi, però poi con l'episodio che ha sbloccato la partita lì si è sciolta completamente e credo che dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo una classifica che ci consente di guardare a questo finale di campionato con la prospettiva di poter realizzare quello che era il progetto iniziale. Fabio Di Stefano, il Catania ha giocato come all'inizio stagione, abbottonato, attento in difesa e pronto a sfruttare l'errore avversario. È questa la natura della squadra, secondo te? No, perché abbiamo fatto anche delle ottime partite. Purtroppo ci sono dei momenti, questa era la settima partita in 21 giorni, alla cadenza di una ogni tre giorni, era la settima, e quindi abbiamo pensato bene di cercare di essere più concreti, più stretti in alcune situazioni e poi cercare, se non trovavamo il vantaggio, di mettere armi più fresche con caratteristiche diverse. Poi abbiamo sbloccato la partita, abbiamo fatto il 2-0 e poi è andato così. Questa risposta ci porta alla domanda di Martino Schillaci: un bilancio del Tour de Force? Bilancio che purtroppo secondo me ci manca qualche punto, perché io ritengo che col Bari, col rigore, avevamo due punti in più sicuri, perché la partita si sarebbe conclusa con la nostra vittoria, e col Palermo effettivamente gli episodi ci hanno condannato troppo, perché nel secondo tempo il Palermo, tranne l'Eurogol di Santana, non ha mai cercato la vittoria, almeno questa è la mia lettura, nonostante dico che i primi 15-20 minuti si era proposta anche bene. Diciamo che secondo me ci mancano 2-3 punti che ci consentono di stare un po' più in alto, però era un tour de force veramente impegnativo, lo abbiamo superato oggi con questa vittoria e quindi cerchiamo di guardare, come abbiamo fatto già da questa partita, cerchiamo di guardare in positivo per concludere bene questo campionato. Marco Platania chiede: cos'è cambiato nell'intervallo ed è questa la partita della svolta? Ripeto, nel primo tempo abbiamo cercato di ottimizzare anche le energie, nel secondo tempo siamo entrati proprio alla ricerca di dover vincere questa partita, l'abbiamo sbloccata e poi la partita è andata in discesa col 2-0. La svolta, mancano ancora 9 partite, io credo che Catania ha fatto un percorso molto continuo, le ultime tre partite ci avevano dato soltanto 2 punti e quindi oggi era importantissimo ritornare alla vittoria. Ce l'abbiamo fatta e quindi più che svolta direi di riprendere un cammino che vogliamo portare fino al fine campionato in maniera decisa e convinta. Andiamo alla domanda di Claudio Lonero che dice: era un Catania che sembrava scarico di inizio gara, quanto ha influito il derby e quanto questa vittoria invece aiuta per ritornare a giocare quel calcio espresso fino all'inizio del ciclo di impegni ravvicinati? Sì, il ciclo di impegni ravvicinati ha centrato il punto. Oggi all'inizio c'era un mix fra, ecco, questa era la settima partita in 21 giorni, quindi c'era un mix fra questo e è inutile nasconderlo, la delusione che è rimasta dopo il derby. Quindi si è cercato di approcciare con attenzione, concentrazione, badando al concreto e cercando di trovare
delle giocate che ci potessero portare in vantaggio. Non è successo il primo tempo, il secondo tempo siamo partiti molto più decisi perché i ragazzi sono anche sbloccati da alcuni punti di vista e con l'1-0, ripeto, poi la partita è andata in discesa. Giovanni Finocchiaro chiede: Maldonado e Regia l'ha convinta ed Albertini ha conquistato nelle sue idee più spazio dopo oggi? Io credo che a ruota i ragazzi stanno giocando tutti, non bisogna dimenticare che abbiamo fatto 7 partite in 21 giorni e si sono alternati tutti i giocatori, chi più o meno, chi più e chi meno, sono andati tutti in campo, quindi a volte dipende anche dall'assetto che vai a mettere in campo tutto qui. Con quali presupposti in campo contro il Teramo per chiudere, mister? No, adesso dobbiamo assolutamente rifiatare, abbiamo 4 giorni per lavorare da martedì perché giochiamo sabato e quindi abbiamo bisogno di tornare in casa con una vittoria col Teramo comincerebbe a consolidare veramente la nostra zona. Io credo che abbiamo una classifica che premia il lavoro che è stato fatto dall'inizio, le nostre aspettative all'inizio dell'anno erano quelle di fare un buon campionato, io credo che come classifica ci siamo. Poi è normale che se ci riferiamo alla partita di mercoledì che è un po', non un po', che ha messo in discussione tante cose, io lo accetto tranquillamente perché so quanto ci tiene la città e se mi consentite ci tenevo moltissimo anche io a questa partita, però noi adesso dobbiamo guardare il campionato, lo dobbiamo portare avanti in maniera decisa e poi tireremo le somme a fine anno di quello che abbiamo fatto. Grazie. Prego.